Cosa succederebbe se prendessimo una selezione di studenti dei settori professionali salesiani di tutta Italia e li mettessimo alla prova, ognuno nel proprio campo, una prova di abilità, un concorso nazionale? Forse ne verrebbe fuori il meglio delle loro capacità professionali e forse ne uscirebbero anche dei capolavori. Ma cos'è il CNOSFAP? È un ente senza scopo di lucro che dal 1977 è sinonimo di formazione professionale cristiana, perché mira alla crescita totale della persona, secondo lo stile educativo preventivo di San Giovanni Bosco. Il CNOSFAP coordina i 63 centri di formazione professionale salesiana in cui sono stati scelti i ragazzi di questo primo concorso nazionale. Allievi del settore elettrico-elettronico, meccanico, informatico, grafico ed automotive. Mi piace più sottolineare quello che è lo spirito salesiano, chiaramente, ma lo spirito di aggregazione e quindi educativo, un valore più ampio, forse più completo a quella che è la loro qualifica. È un momento di confronto molto importante tra i centri, in quanto permette di confrontarsi non solo sull'aspetto cartaceo o alcune discussioni orali, ma su un prodotto concreto. All'Istituto San Marco di Mestre si è svolta la prima prova, quella degli elettrici. Oggi avremo le fasi di progettazione, la fase di programmazione. Nel pomeriggio dovremo cominciare la fase più lunga, diciamo forse la più facile, ma senz'altro la più lunga, che è quella dell'esecuzione del lavoro. Prima pagina della descrizione della gara avete il disegno dell'apparecchiatura che dovremo andare a controllare. È un dispositivo che smista le palline da ping pong in base al colore. Se sono bianche le mette in un contenitore, se sono arancioni le mette in un altro contenitore. La lampadina non lampeggia, l'avevo programmato, non lampeggia. Va bene, hai perso i punti della lampadina che non lampeggia, non di tutto il programma. Sto costruendo una polisentiera, la parte più facile. È facile, è solo tutta una questione da capire. È facile. Spostiamoci a Roma, all'Istituto Teresa Gerini, dove si prepara la prova dei meccanici. La centralità di tutte le manifestazioni siete voi, che venite da tutta Italia, in questo centro, a Roma, per dire quanto sia bello e quanto sia importante oggi la formazione professionale. E vogliamo che questo altri lo vedano. Non siete qui né per un esame, né per una gara, no, noi siamo qui soprattutto per farvi vivere una bella esperienza di amicizia. Buon lavoro e ci rivedremo in questi giorni. Grazie. La base dovrebbe avere, dovrebbe essere in questo stato, avere la scanalatura 30, larghezza 30 e profonda 18. Seguendo questo disegno tecnico con la base di un semilavorato preparato in precedenza, la prova consiste nella realizzazione di un divisore per forature. Le fasi sono quattro: lavorazione al tornio parallelo e alla fresatrice universale, programmazione computerizzata, lavorazione alla macchina a controllo numerico, assemblaggio. Siamo divisi in due grossi gruppi, reparto tornio, reparto fresatrici. I fresatori hanno a disposizione una fresa cilindrico frontale ad alto rendimento per sgrossare e una fresa cilindrico frontale a finire e poi avete una fresa a finire da 20, diametro 20. Invece chi va a lavorare alla macchina tornitrice? Abbiamo il troncatore, un utensile a coltello, un utensile per fare gli smussi, un utensile per sgrossare e un utensile filettatore. Scarsetta per allineare l'utensile. Chiaramente se spuntano e ci saranno le molatrici, ognuno di voi darà dimostrazione di quanto è bravo a filare, no? Restiamo al Gerini, dove sta per cominciare la prova degli informatici. Anche qui dico, non vinca il migliore, perché siamo tutti migliori e non è una gara finalizzata a una vittoria, perché ciascuno di voi nel suo cuore ha già vinto, profondamente vinto. Ecco qui, in bocca al lupo. Per l'occasione si inaugura la nuova aula di informatica.
È un concorso, serve anche per dire la formazione professionale in Italia c'è, è importante, siamo bravi e facciamo anche queste cose. C'è un primo test che faremo subito, della durata di circa un'ora, sono 55 domande. E possiamo iniziare. Spostiamoci ora di poco nel complesso del Gerini per seguire la prova dei grafici. Oggi i ragazzi dovranno progettare il sesto di 5 manifesti che hanno già progettato. In questo manifesto sarà il manifesto della gara nazionale, per cui dovranno progettare il logo della gara nazionale, inserire un'immagine e inserire il logo del CNOS, più un testo tratto da una frase di Don Bosco. E questo manifesto sesto andrà a completare i 5 progettati nella loro classe. Cambiamo tempo e spazio e trasferiamoci alla Fiera Automeccanica di Roma, dove sono stati presentati i capolavori del settore automotive. La prova ha visto partecipare l'Istituto Don Bosco di Châtillon, il CFP di Palermo, di Fossano, di San Donà di Piave e il Teresa Gerini di Roma, che si è aggiudicato il primo premio della giuria. Abbiamo creato un telaio dove abbiamo applicato un motore di un CBR 600 con differenziale per le ruote. Quanto tempo ci avete messo? Sul casuale. Due, tre anni. Un ringraziamento particolare al professor Tonelli e al professor Lamaruzzo. L'hanno giudicato il miglior prototipo in quanto è un insieme di tecnologie meccaniche ed elettroniche e quindi hanno ritenuto opportuno dare il giusto premio a questi ragazzi che sinceramente se lo sono meritati. Ma rieccoci a Mestre. Ora sto facendo la spiegazione di questo impianto scritto e poi lo dobbiamo provare. Speriamo che funzioni. I meccanici intanto prendono confidenza con le macchine. Dopodiché caricate da 0 a 20 è un millimetro, quindi da 0 a 10 sarà mezzo millimetro. Qui avete poi la scala rettificata del tamburo. 3 e 4 e abbiamo questa gamma di velocità qui. Basta metterlo, regolare l'altezza desiderata. Ok ragazzi, qualche domanda? Fate solo quello che vi sentite sicuri. Se non vi sentite sicuri, chiamate a noi. D'accordo? La macchina che loro usano non è la macchina che usano correntemente, però vedo che sono molto ben preparati. Thank you.
tanto ci avrà pensato, invece ci hai pensato. La prova degli informatici è in pieno svolgimento. I ragazzi stanno sostenendo una prova pratica denominata Work and Travel, dove loro sono responsabili del reparto organizzazione di un'azienda. Questa azienda riceve una commessa da svolgere negli Stati Uniti e decide di dare ai propri dipendenti questo viaggio con il premio del weekend in una di queste città dove soggiornano. I ragazzi devono preparare un preventivo in Excel, un programma di viaggio e una breve presentazione in PowerPoint relativo alla città che andranno a visitare. C'è anche l'assicurazione. Mentre gli informatici finiscono, i grafici sono a buon punto. E se sostituisci questo testo con questo? Sembra che siano due argomenti diversi, invece è un argomento unico questo. No, sei riuscito? Sì. Prova a dare anche un'ombretta nera dietro. Non è sfumata, ma abbastanza nitida. Elaborati, realizzati dai ragazzi del settore grafico. C'è la fase finale, collaudo e discussione del lavoro svolto. Qui è potenza questo? No, la potenza va bene, no? Sì. Ma questa non è potenza. Magari un'altra volta farlo uscire da qui. Vedi, è andato sotto l'isolante, quindi questa ha tirato la vite. E l'altro no. Tutto io vorrei 8. 8? 8, benissimo. Pulsante on? No. Manuale? No. Con l'automatica funziona tramite il PDC Zelio. E manuale tramite i pulsanti che abbiamo sulla postazione. No, dico, tu parti a descrivere quello che hai fatto tu, ma non mi descrivi la macchina. Ah, cioè, sì. Tu hai automatizzato una macchina per pelare patate. No, la macchina serve, eh? Se va, smista le palline. Contraddistingue le palline bianche da quelle arancioni. La pallina, se è presente, viene fatta, viene anche visto colore. È bianca una parte, rossa una parte. Come fa a dividere? Praticamente c'è un sensore all'interno che capisce il colore chiaro con il colore scuro. Questo carrello si muove nella posizione B, se la pallina è bianca. Sì. Se la pallina è di un altro colore, è nella posizione A. Ti è piaciuto? No. Mi facevi volentieri a me. Cioè, sì, da una parte sì, però è una cosa che è utile, serve, perché bisogna fare i preventivi e fare quelle cose. Per quanto riguarda Excel, ha inserito una formula, non ha inserito il totale. Questo era richiesto. Non ha inserito immagini, non ha inserito dei bordi o... Esatto. Beh, in fondo questo è un preventivo, l'importante è la funzionalità. Sì, sì. Che mi dici che manca la somma, quello sì. Sì. Abbellimenti, no? Starei su 70 forse. Sicuramente sufficiente, però o 60 o 65. I studi vengono comandati dalle valvole? Dalle valvole. Elettro?
pneumatiche. L'elettrovalvola attiva il pistone, sì. Il pistone si muove e il carrello preme il fine corsa, esce fuori il cilindro e fa scendere la pallina. E il coniglio? Il cilindro? Taglia! Qui ho presentato l'hotel dove si alloggia, prezzo 1.358 e beh, questa qua è una foto, poi c'è il totale. Ti viene 1.100 euro, parti. Se non c'è le palline qui dentro, entro 15 secondi si deve spingere tutto. Questo è per la bussandiera e questo è per... Poi? E quello qui. Aprilo. Cosa c'è dentro? Hai scelto Boston? Perché Boston. Tra le città? Perché c'era andato l'anno scorso. Ah, ok. Ma qui ho scelto l'albergo in centro città, di prima categoria, come c'era scritto. Uh-huh. L'hotel, 4 giorni e 3 notti, con colazione, cena compresi. Ottimo. E di là invece ho messo il grafico delle spese, uh-huh, e con sotto il totale. Per me puoi mettere il massimo. Contenuti? Per me puoi mettere il massimo, non so, a lei. 10. Mi hai sbagliato una cosa. Adesso sto cambiando. Va a destra al posto che a sinistra, va a sinistra al posto che a destra. Allora, il problema tecnico? Il problema tecnico è stato risolto grazie a un taglierino. In che cosa consisteva? In un corto nella saldatura della basetta. Di distribuzione? Sì. Che tra l'altro avevi individuato. Sì. Punti in più. Punti in più. Punti in più. Punti in più. No, punti in più. Sì, lo so. I punti in più te li fai fatto. Si partirà il 5 giugno, di giovedì. Una volta arrivati in aeroporto ci sarà la macchina prenotata. Durante questo viaggio a Dallas ci saranno delle visite presso il Museo della Natura e della Scienza. Ho messo una specie di bandiera e ho messo le foto di Dallas di sera. Grazie. Ciao. I meccanici sono intanto impegnati nella fase di progettazione. Stanno realizzando un programma CNC del pezzo che eseguiranno poi sulla macchina a controllo. Ultima fase anche per i meccanici. Profilatura e foratura alla macchina a controllo numerico, assemblaggio e consegna degli elaborati. Questa macchina permette al ragazzo di eseguire questo profilo che il ragazzo ha programmato ed eseguire questi quattro fori. Successivamente, su questo pezzo che è la base, viene eseguita la scritta. Si scherza molto, però vi ho visto anche lavorare con voglia di lavorare e questa è la cosa che mi ha fatto maggior piacere. Sapete che con sorpresa siete arrivati tutti primi. Perché? Perché siete già i primi dove siete, quindi è bello che siate tutti quanti quarti e che non ci sia nessuno che possa dire: ah, io sono meglio di questo o meglio di quest'altro. Ci saranno, sì, un primo, un secondo, un terzo, ma va bene. Però tutti gli altri sono quarti per me. Arriviamo così alla cerimonia di premiazione. Settore elettrico. Presso la sala consigliare della Regione Veneto a Venezia sono stati premiati gli alunni del settore elettrico-elettronico.
Io vi auguro di essere giovani ragazzi che hanno imparato a trovare soddisfazione in quello che fanno. L'assegno che ricevete oggi è importante, ma ciò che pesa di più è la soddisfazione di quello che si fa. Se si è soddisfatti, si va avanti. E la soddisfazione, ripeto, è il premio che vi date voi altri. La cerimonia delle altre premiazioni si è invece svolta nell'aula conferenze del Gerini di Roma ed ha visto la straordinaria partecipazione dello scrittore egiziano Magdi Cristiano Allam. Vi do il benvenuto anche a nome del Presidente, Don Mario. Diamo inizio a questo momento di incontro, di festa e di approfondimento anche culturale sui temi che andremo ad affrontare. Cominciamo con la premiazione di due allievi del CFP Don Bosco di Schio, che hanno vinto il secondo premio al 21° Premio Nazionale Don Bosco di Saragozza per la realizzazione di un braccio robotico applicabile all'uomo. Settore Automotive. Primo premio al CFP Teresa Gerini di Roma. Secondo all'Istituto Don Bosco di Châtillon. Terzo premio al CFP Don Bosco di San Donà di Piave. Settore elettrico elettronico. Terzo classificato Martinuzzi Giovanni del centro di Udine, Beazzi. Il secondo classificato Sozzani Simone del Don Bosco di Milano e il primo classificato Diego Cocco di Schio. Settore informatico. Terzo classificato Abu Kadiri Barah di Bologna. Secondo classificato Filomena Venanzio di Fossano e primo classificato Murato Gabriele di Udine. Settore grafico. Il terzo premio ex aequo è per Alessandro Mariotto del CFP San Marco di Mestre e per Davide Manuelli della Scuola Grafica Pellicuo di Arese. Secondo premio per Tania Scarpini della Scuola Grafica del CFP di San Zeno di Verona. E il primo premio va a Matteo Zanzedeschi, sempre del CFP di San Zeno di Verona. Settore meccanico. Il terzo classificato Francesco Cravero del centro di Torino Levante. Il secondo classificato è Lorenzo Mastragostino del centro di Sesto San Giovanni. Il primo classificato è Marcello Perazzani del centro di Verona San Zeno. Solo una parola, voglio citare una affermazione di Martin Luther King, il domani è delle persone che si preparano oggi e voi oggi vi state preparando bene, solo questo. Non pensavo che fossero così grandi, via.